Care sorelle e cari fratelli nel Signore, un benvenuto a tutti voi in occasione di questo culto, in questa giornata di festa e di gratitudine. Gratitudine verso Dio per i suoi doni, ma gratitudine anche per la possibilità che ci è data di riconoscere questi doni nelle loro molteplici forme. Nel nome di quel Dio che ci ha chiamati alla libertà e che ci accompagna in essa, vogliamo celebrare questo culto del 17 febbraio. Raccogliamoci alla presenza del Signore. Il nostro aiuto e la nostra speranza sono in Dio che ci ha creati, che ci ha amati e redenti in Gesù Cristo, che ci fortifica e ci sostiene con lo Spirito Santo. Amen. Dice il salmista: quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai nostri figli. Diremo alle generazioni future le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha operate. Ci raccogliamo nella preghiera. Signore e nostro Dio, ti ringraziamo perché nonostante la pesantezza di questo tempo, in questo giorno ci è dato lo spazio per vivere un momento di festa. Una festa che è ricordo di un evento importante per i nostri antenati nella fede, ma al tempo stesso una festa che ci ricorda il nostro impegno nel tempo nel quale viviamo. Signore, in questo giorno vorremmo chiederti un dono particolare. Fa che il nostro ricordo non sia soltanto la gioia di qualche attimo dedicato a pensare ad un passato luminoso ma lontano. Fa che ricordando con gratitudine la libertà ricevuta, possiamo rinnovare in questo giorno la fedeltà a te. Fa che la nostra fede possa essere oggi, come lo è stata nel passato per le nostre madri e i nostri padri, una forza di speranza che ci sostiene e ci sorregge nei momenti di difficoltà, una forza di liberazione che ci porta sempre di nuovo ad ascoltare la tua chiamata a camminare in novità di vita, una forza di amore che ci permette di cogliere che tu ci hai amati e ci ami in tuo Figlio Gesù Cristo e che nel suo amore ci inviti a dimorare affinché la nostra gioia sia completa. Signore, accogli e rendi più forte la nostra gioia in questo giorno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, tu ci parli. Le tue parole sono preziose. Ogni giorno ci rallegrano, ci interpellano, ci disturbano, ci sorprendono.
Le tue parole ci meravigliano e vorremmo accoglierle come tu accogli noi, prenderle sul serio come tu ci prendi sul serio. Vorremmo ascoltarti come tu ci ascolti, con attenzione, con sollecitudine. Signore, tu ci parli. Le parole che tu ci rivolgi sono preziose. Ti chiediamo che ci facciano vivere mediante il tuo Santo Spirito. Amen. Ascoltiamo nel primo libro di Samuele, al capitolo secondo, i versetti da 1 a 8. Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te, e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto, e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire. Egli abbassa e innalza, alza il misero dalla polvere e innalza il povero dall'etame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste appoggiato il mondo». E ancora leggiamo nella lettera ai Galati, al capitolo 5, il primo versetto e poi i versetti 13 e 14. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Thank you.
data del 17 febbraio 1848 non ha nulla di eroico. Per poco che si rifletta, ci si può domandare perché proprio questa data deve essere diventata la festa valdese per eccellenza. L'avvenimento che ricorda non è un'opera memoranda, un'azione eroica, una manifestazione imponente di fede valdese. È piuttosto un episodio della storia sabauda, piemontese, italiana. Ecco, immagino che qualcuno tra voi all'ascolto sia sobbalzato per la sorpresa o forse anche per il fastidio all'udire queste parole. Ma come, viene da chiedersi, come si può dire che il 17 febbraio non sia un momento memorabile nella storia valdese? Dopo tutti i patimenti, dopo tutte le angherie, dopo tutte le persecuzioni. Ecco, vi dico subito che le parole che avete ascoltato poco fa non sono farina del mio sacco, ma, vi assicuro, non sono neanche frutto della penna di un qualche polemista che voglia prendersela con i valdesi. No, le parole che abbiamo ascoltato sono state scritte da Giovanni Miegge, pastore valdese e maestro di più di una generazione di credenti, persona mite e al tempo stesso rigorosa nel pensiero, nella fede, nel rapporto con la sua Chiesa. Ecco, Miegge apre con queste parole una meditazione biblica scritta in occasione del 17 febbraio 1943, un tempo buio per la storia del nostro paese, un tempo che molti di noi hanno solamente sentito raccontare e altri invece hanno almeno in parte vissuto. L'intento di Giovanni Miegge non è ovviamente quello di smontare o di ridicolizzare dei riferimenti importanti nella storia valdese. Piuttosto, il pastore Miegge vuole che la Chiesa, anche quando celebra questa festa così importante nella percezione comune, tanto da essere appunto la festa valdese per eccellenza, ecco, Miegge vuole che la Chiesa sia consapevole del suo significato alla luce della fede che viene confessata. Celebriamo il 17 febbraio, festa della libertà, ma in che modo la nostra fede ci invita a leggere e a comprendere questo festeggiamento? E al tempo stesso questa festa, in che modo dona una luce particolare alla nostra fede? In che modo ci invita a riconoscere sempre di nuovo che la nostra libertà profonda è in Gesù Cristo, come dice l'Apostolo, che la nostra vita è condotta e guidata dal Signore, come canta Anna nel suo inno. Una frase nella meditazione di Miegge ci mette sulla giusta strada. La storia valdese non è una storia di gesta compiute, ma di grazie ricevute. Certo, all'occhio dello storico questo tipo di valutazione può suonare stonata, ma noi non siamo qui per una valutazione storica o per una commemorazione storica di una data che, insieme ad altre date, si può mettere su una linea del tempo per descrivere dalle origini fino alla contemporaneità la vicenda valdese. Se noi celebriamo oggi un culto di gratitudine,
e perché percepiamo, anzi vorrei dire, e perché vogliamo confessare, che poi significa che vogliamo affermare con spirito grato e sereno che la nostra storia è storia di fede, storia possibile perché il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio cantato da Anna, che non ha pari, ha deciso di rivolgersi anche a noi in Gesù Cristo. Sì, forse qualcuno penserà che si tratti di una verità ovvia e scontata, qualcosa di chiaro, qualcosa di evidente. Ma se già 80 anni or sono era opportuno sottolineare questo elemento, non è forse tanto più importante farlo oggi? La memoria è importante, lo sappiamo, e proprio la scrittura ci ricorda che fare memoria è esercizio fondamentale per la fede. Non si tratta però solamente di ricordare gli eventi del passato, il 17 febbraio 1848 o altri momenti della storia valdese. Si tratta piuttosto di cogliere in che modo, in quegli eventi, la grazia di Dio che ci chiama a libertà si è rivolta a chi ci ha preceduti nel cammino di fede e si rivolge ancora anche a noi. Ecco, allora fai memoria della grazia ricevuta e non limitarti ad una vuota celebrazione. Fai memoria della grazia ricevuta e cerca di dire in che modo quella chiamata a libertà che Dio non si stanca di far risuonare nella sua parola incarnata, Gesù Cristo, continua ad interpellare anche e proprio te. Tu che vivi in questo tempo il timore per la situazione pandemica, tu che vivi in questo tempo l'incertezza legata alla situazione economica, tu che vorresti poterti aggrappare a qualche certezza più solida e hai invece l'impressione che tutto si sbricioli, che tutto sia friabile. Anche tu, in questo giorno, ricevi l'annuncio di questa libertà, una libertà che non vuole essere gettata alle ortiche. Ecco, forse con un po' di approssimazione possiamo dire che la nostra situazione, per alcuni aspetti, non è più drammatica di quella affrontata da quanti nel 1848 ricevettero l'annuncio dell'emancipazione, ma per altri aspetti non è più rosea della loro. Non vorrei trascorrere questo 17 febbraio con lo sguardo rivolto indietro. Vorrei invece che il mio sguardo fosse ben concentrato su quanto stiamo vivendo, perché è in questo tempo che la nostra fede è sfidata ed è messa alla prova. È in questo tempo che attraverso la nostra fede possiamo annunciare a quanti sono vicini a noi che la speranza della libertà è nutrita dalla grazia che Dio rinnova per noi. È in questo tempo che Dio vuole condurci in un cammino di libertà e in cui anche la vita incerta può essere resa salda. Ecco, sorelle e fratelli, così vogliamo festeggiare il 17 febbraio, ricordando non solo il dono ricevuto, ma soprattutto rendendo grazie a colui che l'ha elargito. A Dio soltanto sia la gloria. Amen.
raccogliamo in preghiera. Padre nostro che sei nei cieli e anche altrove, accanto a tutti gli uomini e tutte le donne della terra e soprattutto al fianco di tutti coloro che la vita e gli uomini tormentano e schiacciano. Tu, nostro avvocato e liberatore, sia santificato il tuo nome, affinché non sia più assimilato a quelli della ricchezza, del profitto, del potere o della violenza, dei mille idoli che abitano in noi e ci dominano, ma al contrario, faccia sentire in noi la sete di libertà e felicità per i nostri simili. Venga il tuo regno di pace e di amore e si realizzi per la tua potenza liberatrice che si imponga e sia finita per sempre con la tristezza, la sofferenza e la morte. Sia fatta la tua volontà in ogni luogo e non quella di coloro che usurpano il tuo nome per vivere nel lusso e dominare i loro simili. La tua volontà è che il povero e il debole siano la misura di tutte le cose e che la felicità e l'amore siano l'orizzonte di ogni vita. Eccoci qui, Signore, presenti, volenterosi a seguire questa tua volontà. Dacci oggi e tutti i giorni il pane cui ogni essere umano ha diritto, il pane dell'alimentazione e della conoscenza, del lavoro e del riposo, della dignità e della libertà, e fa che noi lo sappiamo condividere gratuitamente. Perdonaci le nostre offese e le nostre vigliaccherie, molto di più di quanto noi siamo capaci di perdonare, poiché troppo sovente noi viviamo di rivincita, di vendetta, di antipatie e di odio. Insegnaci allora a perdonare, individualmente e socialmente, perché questa è la sola via che conduce alla pace, alla giustizia e alla liberazione. Non esporci alla tentazione delle trappole, del sentimento di impotenza che scoraggia tanti oppressi, del pessimismo che sovente non è altro che un lusso di chi sta bene con me, del fatalismo che innanzitutto è al servizio dell'ingiustizia vigente, della liberazione che è la prima alleata della morte. Ma liberaci dal male, il male in cui siamo immersi, che esso si chiami sfruttamento o discriminazione, razzismo o avidità, e fa che ciascuno di noi sia un liberatore, poiché a te soltanto appartengono la grandezza, la potenza e la vittoria, perché tu non te ne servi per asservire e dominare, ma per liberare e far vivere. Amen. Al termine del nostro culto vogliamo invocare la benedizione del Signore. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen.